Elena. Thank you.
altri che dicono si riferisce al primo di andare a cercare legge, certamente a lui si riferisce al cielo, noi ti chiediamo si riferisce al cielo, che sta diciamo di sì, perché scusa, teniamo che questo
della nazionalità 65 del maggio 2016. Quali sono i risultati di varia applicazione dell'ordinanza? L'esito della sintesi della discussione del voto di tutto con i rappresentanti di Italia, se si ritengono fugati dubbi delle incertezze sollevate sulla legittimità della stessa, le opinioni si dice che si intende unicamente risolvere la gravissima situazione di cultura e dopo l'ordinanza del traffico, cioè stati gare legate per la tutela dell'autorità di certifica presa per l'abbattimento di gravi livelli di inquinamento dell'aria e del Augusto, iniziative si intende unicamente da tutela che l'immagine dovesse comunicare fortemente danneggiata tale situazione di quanto responsabilità e responsabili di quanto accaduto, infine il motivo è perché una nazione di un'associazionistica avanzata e non in periodo alcuna e invernale dal quale si sarebbe potuto escludere una categoria e soprattutto avrebbe permesso di premesse interessate a realizzare il lavoro della logistica in tempi utili. Volevo sottolineare come vedete dell'incremento acustico, perché a mio giudizio sono altri due elementi su cui il sindaco può fare leva per quanto riguarda, diciamo, un completamento, un rafforzamento o un'attivazione di una nuova ordinanza. Io penso che avrebbero messo, se lui in questo momento chiede all'ARPA di mettere sullo stato primario dei rilevatori di inquinamento e rilevatori di inquinamento acustico, perché questo potrebbe essere, per altre cose, essendo le strade perimetrate all'interno del centro urbano del comune di Cagliari, all'epoca mettevano proprio per questo la vicina con la situazione, proprio perché in realtà c'è per estendere al nostro sostegno sulle strade, che in realtà una volta che lo già, una volta non potevamo dire niente per avere la possibilità di dire il nostro punto di vista. E quindi diciamo, noi riteniamo che un pochino, in particolare sul fatto dei golfi cimiteri, di una situazione di una velocità che è estrema, e poiché diciamo l'inquinamento del nostro giudizio sta giungendo tasse altissime di meditazione che esistono sulla zona, questi non sono stati i cammini impattati, questi sono stati in centro urbano fortemente urbanizzati. Quindi diciamo, noi teniamo che tante cose sarebbe opportuno, diciamo, sarebbe opportuno seguire per diciamo ulteriormente diciamo, insistere su questo argomento, si deve avere un inquinamento sulle strade, sulle provinciali, sulle strade, su questo potrebbe portare, a mio giudizio, diciamo, a avere la possibilità del sindaco di ulteriori poteri per poter intervenire, perché il sindaco è sempre il diciamo, responsabile della sanità diciamo, sul territorio del comune diciamo, di Cagliari. Quindi se sulla zona insistono colonne di mezzi, fermi, con motore accesi, con i casi di accesi, a mio giudizio, questi poteri potrebbero diciamo, intervenire, anzi potrebbe essere incontrato, se non lo fa si potrebbe trovare qualcuno che potrebbe dire che non ci hanno levato, che la stessa cosa potrebbe essere per la questione diciamo dei comuni. Noi per questa motivazione, diciamo anche perché abbiamo avuto la stampa di questa parola, noi abbiamo fatto questa interrogazione e chiediamo ufficialmente al sindaco, al assessore diciamo, di riferimento, che per quanto riguarda questa vicenda di fare uno sforzo in questo momento, di diciamo siamo anche disponibili per un gruppo consigliare, anzi diciamo. Non vogliamo solo attaccare l'amministrazione, ma diciamo, siamo disponibili diciamo, a essere presenti diciamo, agli incontri del direttore opportuno di cercare in qualche maniera di uscire questa situazione comunitaria, perché il problema oggi è il traffico, ma purtroppo diciamo, è tutta una serie di argomenti. Cui io ho visto una cosa molto interessante, un commento di sapere la sede che chiedeva un articolo, mi sembra così nazionale, per parlare di questa vicenda. Noi siamo diventati praticamente diciamo c'è il fatto che è necessario in qualche maniera uscire perché avessimo solo il traffico ci potrebbe
virgolette, le nostre divisioni, soprattutto diciamo, presso gli enti sovracomunali, per non permetterci di raggiungere quegli obiettivi di carattere generale che tutti quanti abbiamo a cuore e che comunemente dobbiamo sforzarci diciamo, a portare avanti. Facevi riferimento all'ospedale, per raggiungere la centrale elettrica, la questione dell'edilizia scolastica, la questione dei trasporti interni e dei collegamenti marittimi, chi ne ha più o meno. Quindi diciamo, noi riteniamo di aver fatto degli sforzi, di aver tentativo diciamo, di riavvicinarci, che purtroppo questi sforzi non siano stati ancora ritenuti come meritevoli di una rasserenazione dei rapporti. Per quanto invece riguarda diciamo, il merito dell'interrogazione mi accingo diciamo, a rispondere. Innanzitutto per tutta la vicenda relativa alle merci abbiamo avuto lunghissime riunioni tutto l'inverno con rappresentanti delle associazioni dei commercianti, alcuni dei quali diciamo, erano trasportatori che rappresentavano in realtà l'ASCOM di Capi della Carica, Netflix e così via, poiché l'obiettivo dell'amministrazione, dichiarato anche attraverso la delibera di indirizzo dello scorso mese di settembre, è quella di arrivare diciamo, a un sistema di approvvigionamento a punto del turno. È chiaro che se l'idea è questa, arrivarci è cosa più complicata. Innanzitutto l'interlocutore Caraman adesso per fortuna ha riassestato diciamo, la sua organizzazione, mentre questo inverno, come sappiamo, è in una fase diciamo, temporanea di transizione che ci ha impedito di poter programmare con loro uno spostamento degli orari. E poi un'altra considerazione da fare, anche di carattere organizzativo, non più economico, perché è chiaro che dobbiamo da una parte essere bravi anche a evitare che le merci notte non significa diciamo, un innalzamento insostenibile dei prezzi dei prodotti e poi un'attenta analisi della situazione ci porta anche a trovare e a rispondere un altro problema, quello delle tipologie di merci, perché come sappiamo la merce deperibile prima di un certo orario non può certamente arrivare sul territorio e quindi un pochettino diciamo il problema è di carattere operativo e oltre alle tante riunioni fatte l'anno scorso siamo sicuri ce ne vorranno delle altre e lì sì che ci deve essere una condivisione che però non deve essere portata alla paralizzazione delle iniziative ma deve essere portata all'applicazione diciamo poi di provvedimenti che siano quanto più attenti possibile a tutti gli aspetti che una domanda così delicata va effettivamente ad avere. Poi c'è la questione di altri fattori che hanno determinato chiaramente la problematica, diciamo, l'innalzarsi di questa problematica relativa al traffico, facevi giustamente riferimenti costuristici. Le abitazioni si sono trovate diciamo, su due posizioni abbastanza differenti su quanto riguarda l'applicazione di questo calendario che viene visto come possibile dalle sentenze del Consiglio di Stato e anche in questo caso effettivamente è stato complicato riuscire a trovare un accordo e nonostante tanti incontri dedicati sul tema non si è riuscito poi ad arrivare ad un provvedimento condiviso che potesse in qualche modo darci la possibilità perlomeno di riportare entro i livelli dello scorso anno questo fenomeno. Il 14 luglio ci sarà l'udienza del giudizio di esecuzione, quindi il giudice si pronuncerà sull'ottemperanza e lì avremo perlomeno uno schema e una linea guida che potremo sicuramente seguire per superare il problema. Però io ci tengo a precisare che effettivamente quello del traffico è un problema che ormai ci portiamo da anni. Per l'aumento dei mezzi commerciali che negli ultimi decenni hanno subito sicuramente un incremento immaginabile, anche per l'assenza di una disciplina che permette a tutti di poter giungere a casa praticamente a tutti gli orari e di poter distribuire praticamente
cittadinanza ha il filo in qualche modo di eliminare, e quindi questo è innanzitutto il fine diciamo, del provvedimento, quello di dare un termine alla circolazione dei mezzi merci per evitare quella promiscuità tra mezzi merci e bus turistici che per le loro dimensioni e per la frequenza della circolazione che hanno effettivamente vanno a creare un mix esplosivo che porta ad una paralizzazione perpetua del flusso della viabilità. E quindi perché arrivare ad un provvedimento come quello a cui siamo giunti? Le reazioni del comando vigile che da marzo in poi sono giunte all'amministrazione erano diciamo assolutamente allarmanti e chiedevano un provvedimento che abbiamo condiviso col comando, in particolare con il comandante tenente Mazzarella, e che ha portato quindi a individuare innanzitutto un obiettivo principale, quello di dividere questi flussi, e come obiettivo secondario quindi quello di individuare degli orari in cui la tipologia di veicoli diciamo non possono circolare se non per determinati tratti e così via. Per questo motivo diciamo che i primi risultati che ci provengono diciamo dalla relazione a cura dei vigili urbani della polizia municipale di servizio e del comandante sono relazioni che per quanto diciamo iniziali, quanto effettivamente oggi appena il 12° giorno di applicazione dell'ordinanza, danno dei riscontri positivi soprattutto per quanto attiene alla fascia oraria 10:30 a 13:30 e per quanto riguarda il pomeriggio. Ci sono sicuramente delle altre piccole cose che vanno andavano corrette, e quindi anche in questo senso anche nel tentativo di superare le basi che magari in alcune della carica sono state apportate delle modifiche come la liberalizzazione tra virgolette di via provinciale Anacapri per consentire quindi anche dalle 14 alle 15 bus turistici di collegare la Stata Europa con Anacapri e viceversa, e impedire così quella situazione di migrazione dei turisti che si sta verificando diciamo nel centro storico di Anacapri, e anche in questo senso va la possibilità di circolazione per loro in più per i mezzi appartenenti ai soggetti non residenti avendo dimensioni contenute 4,50 per 1,60, in modo tale che questi trasportatori, questi fornitori, una volta raggiunti alla Capri, siano nelle condizioni di poter raggiungere Capri e quindi dare di gasto e imbarcarsi sui mezzi delle 12:10, 13:25 per Sorrento o 14:30 per Napoli. Questo quindi è il riscontro attuale con gli operatori, anche sembra esserci da parte loro, soprattutto per quanto riguarda coloro che si occupano del trasporto pubblico, hanno notato comunque un miglioramento, ma noi dovremmo sicuramente migliorarlo per il lungo periodo. Dovremmo andare ancora ad incidere, oltre alla situazione dei bus turistici, anche sugli orari di circolazione di alcuni mezzi che, come sappiamo, sono fuori sagoma e che pertanto presuppongono tutta una serie di difficoltà di circolazione che soprattutto in questi periodi rendono fondamentalmente impossibile diciamo riuscire a far circolare questi mezzi senza bloccare per diversi minuti il traffico. E per quanto invece avviene all'incontro dei minuti in prefettura, diciamo c'è stata da parte del Comune della Capri una richiesta di annullamento del provvedimento richiamando i poteri del prefetto dell'articolo 54 del TUEL, che in materia di ordinanze con i progetti, come sappiamo, può diciamo applicare un potere di revoca di annullamento dell'ordinanza. Noi abbiamo ritenuto in quella sede, riteniamo ancora oggi, che in realtà non si tratta di un'ordinanza con il giro da parte del sindaco, ma di un'ordinanza che è l'articolo 5 e 6 del codice della strada, e quindi di un potere non utilizzato in via diciamo effettivamente eccezionale e contingibile d'urgente. E diciamo il prefetto, pertanto il vice diciamo, non ha ritenuto diciamo in questo momento opportuno annullare il provvedimento, ma cercare una nuova mediazione fra le parti. Per quanto riguarda i dubbi sulla legittimità del provvedimento, noi riteniamo che in realtà il provvedimento, da un punto di vista amministrativo, sia del tutto legittimo
giuridicismo è del tutto, diciamo, compatibile con la normativa vigente in materia di poteri del sindaco e anche di regolamentazione del traffico. E per quanto riguarda la questione di inquinamento, io colgo, diciamo, l'invito che secondo me giustamente faceva Marino, perché noi un discorso anche su questo rilievo, diciamo, della situazione di inquinamento acustico e ambientale dobbiamo sicuramente porre in essere. Questo perché se non altro ci sarebbe anche la possibilità, nel caso in cui purtroppo questi livelli dovessero essere superati, livelli, diciamo, di guardia prevista dalla normativa, consentirebbe la possibilità, appunto, che sia di utilizzare anche altri poteri, come quello di incidere per esempio sul traffico privato, sicuramente previa una riorganizzazione, un potenziamento del servizio pubblico di linea con tutte le difficoltà che purtroppo conosciamo, e quindi pensare a provvedimenti come potrebbero essere ad esempio le targhe alterne per le auto private, che però presuppongono il superamento, cioè il livello di inquinamento, che devono essere accertati con attenzione. E per questo con il comandante Vigili potremmo, questo è l'impegno che prendiamo, attivarci per sistemare almeno questi rilevatori, per avere quindi una prima istruttoria compiuta su questo tipo di attività. Per quanto riguarda la tempistica, diciamo che come ripeto, come ho detto prima, con la questione delle energie ampiamente valutata e realizzata da questa amministrazione e con una concertazione con le associazioni di categoria, per quanto riguarda i bus turistici, il loro blocco di un'ora durante il giorno e immediatamente a via provinciale Marina Piccola e via provinciale Marina Grande, oltre che via Roma, Piazza d'Europa e via del Giobbe Rocco, si tratta invece di una decisione effettivamente non concertata, ma che è stata frutto anche di urgenza di intervento che ci veniva chiesto a gran voce dal comando Vigili, che come sappiamo quotidianamente è sulla strada con i propri uomini e che relaziona quotidianamente sulla risoluzione del traffico, che prima dell'ordinanza era, diciamo, insostenibile, che invece viene ritenuta già maggiormente sostenibile in queste ultime settimane, seppur con le criticità che conosciamo, il problema infrastrutturale in primis, che è un problema innegabile su cui c'è l'impegno dell'amministrazione ad andare avanti, l'approvazione preliminare dell'allargamento di via Provinciale Marina Grande, prendendo lo spunto da uno studio di fattibilità predisposto dalla uscente amministrazione comunale, e la prova di questa volontà di intervenire anche sulle strutture oltre che sull'organizzazione. Ma le due cose devono andare di pari passo e per riuscire poi ad aggiungere un obiettivo unico di soluzione delle immense problematiche. Quello che è importante è che però ci sia un riconoscimento della problematica e che invece non sia sottovalutato questo problema, come purtroppo è stato fatto anche nelle riunioni che nelle ultime settimane, negli ultimi mesi abbiamo avuto con alcuni enti e alcune, diciamo, categorie. Vorrei aggiungere che per quanto riguarda la parte relativa alla situazione del porto, noi alla fine della scorsa settimana ci siamo visti per verificare la disponibilità alla partecipazione ad un incontro che veda appunto che coinvolga anche gli altri enti con più competenze specifiche nell'organizzazione dei collegamenti marittimi. L'incontro che noi prevediamo ci sia, che venga convocato in questa sede entro questa settimana, proprio per seguire anche a quando abbiamo discusso all'interno della commissione, e ribadiamo, anche perché questo è stato oggetto di discussione anche in sede di prefettura, ribadiamo la nostra preoccupazione per una situazione nella quale dal nostro punto di vista al momento il comune non ha possibilità di intervento. Il comune però ha possibilità di intervento per quanto riguarda gli accosti, a meno che non si chiaramente non si faccia carico delle condizioni di provvedimenti che chiaramente si espongono ai rischi di impugnazione che noi insomma, sappiamo. È stato discusso in sede di commissione, ci facciamo carico di questo ruolo di stimolo e di anche di denuncia di una situazione assolutamente intollerabile, convocando un tavolo al quale appunto chiediamo la partecipazione anche degli operatori direttamente coinvolti giornalmente e quotidianamente in una situazione che riteniamo una volta di più assolutamente intollerabile. Per quanto riguarda, perché è lì che chiaramente nasce parte del problema, per
monitoraggio invece di provvedimento sul traffico e di limitazione soprattutto del traffico merci per determinate ore del giorno, e ribadisco in particolare per il traffico merci, voglio in qualche modo sottolineare un dato che per quanto riguarda entrando nel merito del problema, per quanto riguarda la viabilità, il provvedimento ha il merito di aver prodotto dei risultati positivi assolutamente innegabili e indiscutibili da nessuno, da alcuno, a meno che se effettivamente fino in fondo in buona fede. La viabilità sull'isola con le sue forti criticità che confermarono però è assolutamente migliorata, pur il provvedimento anche se il provvedimento ha prodotto delle criticità che sono quelle criticità nelle quali intendo ribadire le modifiche dell'ordinanza prodotte dall'ultima ordinanza emanata hanno inteso intervenire. Le problematiche, le criticità sono essenzialmente due: una che riguarda più strettamente la viabilità e che riguarda l'incolonnamento soprattutto del traffico merci lungo la provincia di Anacapri prima dello sblocco per il traffico merci del blocco per gli MCC. È chiaramente una criticità che noi abbiamo inteso farci carico prevedendo la possibilità per determinati veicoli adibiti al trasporto merci la possibilità della circolazione fino alle 11.30, quindi oltre le 11.30, perché riteniamo che l'allungamento di questa possibilità di circolazione consenta a gran parte di questi veicoli che rientrano all'interno di queste dimensioni, che non sono quelle delle dimensioni massime, consenta appunto agli stessi o a imbarcarsi sul mezzo del 12.10 oppure a raggiungere l'area del Castro per poi imbarcarsi appunto nei mezzi immediatamente in partenza appunto nell'orario successivo. Riteniamo che questo sia stata una modifica in cui effetti dobbiamo verificare nei prossimi giorni, perché riteniamo che questo possa ridurre questo problema, che è il problema principale che per quanto riguarda la viabilità questa ordinanza porta. E poi c'è il problema assolutamente importante di cui c'è stato segnalato oltre dalla Comunità Anacapri anche da numerose categorie produttive del Comune Anacapri, che riguarda la possibilità di raggiungere il Comune Anacapri per i gruppi organizzati che raggiungono quel comune con soprattutto con i mezzi energetici. Riteniamo che i benefici prodotti da questo provvedimento sulla viabilità, che sono stati determinati da una limitazione del traffico, o meglio, che sono stati determinati dall'aver impedito la circolazione promiscua di questo tipo di veicoli con i veicoli adibiti al trasporto merci, sia un risultato assolutamente da difendere. Abbiamo però verificato la possibilità che, consentendo la circolazione solo e soltanto sulla provincia Marina Grande, anche dalle 14 alle 15, può, insieme ad una collaborazione che chiediamo a questi operatori, che in qualche modo necessariamente dovrà comportare una differente pianificazione del loro itinerario per un intervallo di tempo che riteniamo assolutamente superabile, ecco, questa collaborazione con la modifica apportata possa consentire il superamento della criticità determinata dal fatto che questi gruppi effettivamente hanno grosse difficoltà a raggiungere il comune di sopra e poi a prendere i mezzi previsti insomma dal loro itinerario. Voglio però sottolineare che questo provvedimento sul problema della viabilità ha determinato dei benefici che intendiamo difendere. Il rapporto e le criticità determinate con i rapporti Anacapri sono evidentemente criticità che tutti quanti noi siamo chiamati a superare. L'annuncio circa l'annuncio fatto da Comune Anacapri di prossimi provvedimenti relativi ad un eventuale scioglimento della Consulta, che evidentemente non ci trovano d'accordo, e sta anche a noi il compito di promuovere nuovamente il confronto e il dialogo anche in quella sede, ma rivendichiamo in ogni caso la capacità di aver preso una decisione che non era presa da molto tempo, evidentemente anche per la mancanza di condivisione in toto su un provvedimento che effettivamente incide fortemente anche sulle abitudini di numerosi operatori. Partendo però dai benefici prodotti da questo provvedimento, noi ci facciamo carico di una nuova iniziativa di stimolo del dialogo e del confronto nella sede della Consulta con il Comune Anacapri, con cui evidentemente anche per i problemi che in comuni ci troviamo ci troveremo ad affrontare, chiaramente dovremo riprendere un dialogo e un rapporto di reciproca e leale collaborazione.
ha dato un disco per il traffico principalmente turistico, ma è dato un disco veramente quindi ogni giornata lo riferisco. Anzi, io suggerirei ai leggi urbani che oggi ho nelle zone di lanciare massima di gas, che in realtà sono soggetti con una pericolosità anche diciamo personale fisica ben differente. Per il fatto che stanno in crisi, dati in crisi, il traffico si è bloccato, forse c'è il rischio, non c'è una azienda, non c'è un trasporto, diciamo, eccetto pochissime cose che viene avanti, non c'è un trasporto adesso in città. Quindi questo è per farci riflettere che sta accadendo in crisi. Perché questo cosa significa? Significa allora che il piede intera, e poi c'è un altro tipo di ragionamento, è un piede intera, di dire, diciamo, turistici di una fatta ragione, questo io non sono d'accordo a aspettare il 14 giugno, ma bisogna una cosa lì, noi il 14 giugno il passaggio dell'estate, siamo avanti, cioè noi siamo a un'altra di chiamare per prendere giù, ma non volevo alcune cose, io non condivido il fatto che dobbiamo aspettare su per i numeri turistici il 14 giugno per vedere che cosa faremo e cosa la tendenza. La situazione che leggeremo ancora a lungo in questa situazione. Qualcosa lo fa e io penso, come già detto in congiunta, gli strumenti ci sono. Scusate, ma noi di cosa stiamo parlando? Una legge della
rimase vincolato anche al problema di esplorare delle proprietà di quei posti o posti altri. Thank you.
esempio, nel momento in cui va per una realizzazione unica, al di là di tutto questo e di quelle che sono state le nostre perplessità da quando uscì la sentenza ad oggi, per il 4 luglio andremo a puntualizzare, convinti che si decida poi quindi per l'improcedibilità nei nostri confronti di quel giudizio, nella riunione della consulta intercomunale di venerdì scorso, questa caratterizzazione unica, nonostante noi non fossimo d'accordo, nonostante non lo siamo tuttora, per però rispondere al, a questo interesse di carattere generale che è la riduzione regolare del traffico, voi effettivamente, pur non essendo d'accordo al metodo che volete utilizzare per organizzare questa caratterizzazione, noi facciamo un passo verso di voi e quindi accettiamo quest'idea, purché si faccia. La risposta è stata l'interruzione dei rapporti istituzionali come hai visto. Insomma. No, non è stata da me, però nel senso che è nata una discussione. Non sono stati fatti altri passi che potevano portare probabilmente ad una chiusura della disputa, tra virgolette, fermo restando che per quanto fondamentale l'affermazione noi ritornare al punto di partenza, cioè al punto del luglio 2015, no? Dove avevamo i 20 bus che circolavano più le 4 auto del CC, siamo comunque in una situazione drammatica del traffico, cioè adesso è solo un po' più drammatico, quindi ci dividiamo di pensare che sia solo il tempo di NCC a poter aggiustare la situazione. Sicuramente questa calendarizzazione insieme a degli orari più compatibili di arrivo di alcuni TIR che servono per alcune opere, che probabilmente in questo momento non è il caso di far arrivare alle 10 e mezza del mattino e far andare via alle 14 nei momenti di massima punta, evidentemente aiuteranno ancora di più. Effettivamente qui il traffico è fatto di un problema strutturale evidente e in parte soltanto migliorabile, e poi tanti altri piccoli problemi normali che sono risolti, tanti più piccoli problemi, alla fine c'è una massa di soluzioni che rendono tutto quanto più fruibile e più rapido e meno, diciamo, preoccupante per la sicurezza e per l'immagine di rischio. Parola consigliere Giurgione. Sì, grazie. No, io in effetti sono d'accordo con tutto quello che è stato detto fino adesso da parte dei nostri consiglieri di minoranza, e volevo soltanto aggiungere questo, cioè che innanzitutto volevo rimarcare tutto un fatto politico, cioè che noi stiamo parlando di collaborazione, per carità, indubbiamente in senso collaborativo come il nostro senso c'è, però vorremmo anche che in qualche modo si accertasse che effettivamente quanto meno sono stati fatti due errori nel fare questa, nell'emanare questa ordinanza. Il primo errore è stato quello, comunque, con la sciabella, come diceva il sindaco, non vediamo se è stato giusto, non è giusto, se ha sortito l'effetto o non ha sortito l'effetto, qualcuno dice di sì, qualcuno dice di no, i giornali dicono che è tutto il caso, ci rimane a volo, purtroppo lasciamo stare questo, però dicevo, almeno due errori sono stati fatti. Il primo sicuramente che di fronte, diciamo, alla situazione, diciamo, in cui si trova la zona di Gatti, dove abbiamo due comuni, la prima cosa sicuramente, insomma, era quella di concordare l'emanazione di questa ordinanza, di concordarla con il comune di Anagatti in una regione ufficiale, perché no, insomma, coinvolgendo anche la commissione qui, diciamo, che vedeva impegnata anche la minoranza, eccetera. Con questo voglio dire, appunto, c'è il primo punto della nostra interrogazione, era perché ne è stata convocata prima la consulta, che mi pare che tagli funzioni bene, insomma, almeno è stata istituita la vecchia amministrazione, la amministrazione precedente, allora è stata ancora funzionante, eccetera. Quindi questo è il primo errore principale, cioè due, questo succede anche a Ischia, no? Quando un sindaco deve fare un'ordinanza, non è pensabile che il sindaco fa un'ordinanza, il sindaco di Foriglio fa un'ordinanza senza dei conti, di cosa ne pensa il sindaco di Lacquamino, per esempio, no? Per fare degli esempi. E il secondo punto importante è quello là, sicuramente l'altro errore che è stato fatto, e questo deve essere accettato, perché l'ordinanza è stata emanata, diciamo, alle porte della stagione turistica, e quindi voglio dire, questa sicuramente, se tutta questa discussione che stiamo facendo si fosse fatta a gennaio, cioè in effetti con la relazione dell'ordinanza, cos'è questi famosi colletti, eccetera, sicuramente non avrebbero portato al risultato negativo, quantomeno di immagine che stiamo
distribuire loro sicuramente sono stati commessi. A questo aggiungiamoci anche il fatto dell'area della legittimità e di un eventuale ricorso con eventuali anche aggravi riposti per il comune, eccetera, eccetera. Tutto questo ci porta chiaramente a fare questo ragionamento che faceva prima il grande capogruppo, quando vedi che se siamo ancora in grado di recuperare questo rapporto, magari entrando diciamo la consulta del turismo comunale, commissione comunale del turismo e della plantazione, potrebbe in qualche modo forse dirimere la situazione. Quindi io credo che il capogruppo abbia fatto un'ottima proposta, chiederemo a questo punto l'impegno da parte dell'amministrazione in questo senso, in questo consiglio comunale. Grazie. Turistico per un'ora o un'ora e mezza, e questo è tutto.
facciamo carico di Arancia e ci facciamo carico anche di sottoporre questa proposta e questa iniziativa a Comune Anacapri o comunque con i rappresentanti del Comune Anacapri, con i quali inevitabilmente da un minuto dopo il Consiglio Comunale della fine di questo Consiglio Comunale ci facciamo carico di Arancia. Ospitare, diciamo, perché
diventare quasi uno sportello, diciamo, che potesse riguardare un po' tutte le materie, quindi insomma, per presente quello là, per esempio, a sportello di Chiave, via Quartieri Muri, o addirittura allo sportello di Ischia. Noi chiaramente con questo non chiediamo, dico, di essere la lavora che Ischia, perché c'è un vero e proprio ufficio dell'Inps, con tanto di impiegati, eccetera, eccetera, ma anche, giustamente, essendo sei comuni, la popolazione è, diciamo, poco, superiore alla nostra, eccetera, quindi a noi basterebbe quello che abbiamo, però con l'implementazione di altre cose. In questa delibera, poi se volete magari leggo solo la proposta, in questa delibera noi nelle premesse vorrebbe fare un po' la commissione, eccetera, soprattutto voglio dire che sempre con i nostri, tra virgolette, potenti mezzi di informazione dovute a conoscenza personale, vertici della Lega Ferma, abbiamo voluto comunque registrare l'impegno da parte dell'amministrazione di nella volontà comunque di mantenere aperto questo sportello. Tant'è vero che riscontriamo, credo, una lettera del sindaco, e mi risulta questo momento, come si è sentito dire, mi risulta che il sindaco sia andato anche a noi. Possiamo fare un aggiornamento immediato? Sì. Allora, sicuramente forse nel lontano 2011, sulla base di corrispondenza nata tra INPS e Comunicati, c'era forse una richiesta di aggiornamento di rinnovo della convenzione. Purtroppo noi nel protocollo abbiamo trovato gli estremi delle lettere, non abbiamo trovato il cartaceo e quindi non sappiamo più come dove verrà. Ma se ci dovesse il rinnovo della convenzione, dovrebbe essere al 2011, almeno che l'INPS non ha ritenuto che quel pezzo di protocollo di regolamento convenzione fosse. Noi siamo ci siamo trovati di fronte spiazzati di fronte a un tartello senza discutere, senza nessuna cosa di chiusura per motivi tecnici. Ci siamo meravigliati, ci siamo attivati, abbiamo chiesto, innanzitutto abbiamo avanzato al punto, guarda, abbiamo ricordato che c'era questa convenzione del 1998 con l'INPS, e poi ci siamo attivati per avere un dialogo diretto per capire effettivamente quali fossero i problemi tecnici, perché si era chiuso all'improvviso il punto di carico. Viveva ancora il punto di Anacapri, ma avevo conferma che anche là la convenzione era scaduta, quindi penso che poteva essere adesso anche il punto di Anacapri. Sulla base di incontri che abbiamo avuto con l'INPS, con il direttore regionale Scuderi, hanno preso in esame la nostra posizione, la nostra posizione. E proprio venerdì pomeriggio ci hanno scritto una nota, una mail, alla Commissione attenzione del sindaco di Capri, in riferimento alla vostra richiesta del 13 giugno 2016, che era quella richiesta a cui faceva riferimento il Gesù, avete ad oggetto il punto di vista, si conferma la volontà di questa amministrazione al rinnovo della convenzione. Le segnalerie loro sono pertanto invitate presso questa direzione regionale data 29 giugno per la sottoscrizione del protocollo. Quindi noi speriamo che questo, insomma, sia già superato qualsiasi dubbio e qualsiasi problema per quanto riguarda lo sportello di Ischia. E sulla base della richiesta già avanzata al Comune di allargare quanto più possibile le competenze dell'ufficio di carico servizi di sicurezza, speriamo appunto che si possa raggiungere, oltre che la sottoscrizione del protocollo che è già confermata, quindi si tratta solo della sottoscrizione del PAC, anche un ampliamento della. Abbiamo da oggi, anzi da venerdì, la conferma che il punto di vista aprirà e sarà soggetto a un altro protocollo. Sì, intanto diciamo, mi ha piaciuto questa cosa, soprattutto per il fatto che si parla di sottoscrizione del protocollo, e in questo appunto ci terrei che il Consiglio Comunale appunto rafforzasse la posizione sindaco, quindi prima del 29, se fosse possibile a questo punto incontrare il domino la delibera, se siete d'accordo, la delibera al dottor Scuderi, soprattutto proprio il fatto del protocollo, che io credo sarebbe piacere che accogliessero, come dicevo prima, tutti quei servizi, mettere nel protocollo tutti quei servizi, perché parliamoci chiaro, cioè quel problema che effettivamente per esercitare e esplicare tutti quei servizi previsti
dato uno della, del punto INS per scuola 100 2011 119 praticamente che penso occorrerà quantomeno mandare a casa al minimo un altro impiegato magari una volta al mese insomma che abbia delle competenze diverse dall'attuale funzionario, quindi questo magari è un impegno che effetti noi vorremmo dire che il consiglio comunque si sente di prendere questi impegni in modo che quantomeno prima del 29 deve firmare questo lavoro d'intesa riuscisse a mettere almeno una questa parte qua nel protocollo stesso, che nel protocollo stesso vengono fissati tutti gli oneri a carico di risorse eccetera le incombenze, ma viene fissato anche il tipo di servizio che l'aggiunto del governo purtroppo sì, infatti spenti per lui, forse anche l'inizio grossi problemi e già ci hanno manifestato la difficoltà a poter diciamo, ampliare particolarmente l'ufficio. Noi dobbiamo mirare soprattutto a che effettivamente il professionista di cittadino abbia la possibilità di avere un riferimento qua. Naturalmente, hai chiesto questo. Può essere organizzato, anche perché penso che il protocollo sia già impostato, quindi insomma non so se hanno tempi e possibilità di migliorare. Comunque andiamo alla carriera. La cosa importante secondo me sarebbe opportuno mandare quando lì sarebbe in modo che se c'è una farmacia di poi sarà il sindaco a perorare di più la causa. Tutti gli oneri economici, la spesa diretta, la spesa
rappresentanti del comune presso enti e società partecipate. La parola al consigliere Giucciotti. Abbiamo cercato di mettere
che evitasse di stabilire un conflitto di interessi e soprattutto un contrasto fra controllore e controllato, cioè ossia il controllore a nostro parere deve essere del tutto diciamo indipendente dal prendere decisioni nei confronti del suo controllato, per giudicare il suo operato, per fare in modo per fare in modo che effettivamente tutta l'attività venga svolta con la trasparenza e con l'economicità e l'efficienza, e mettere quindi chi deve controllare questa operato di questi soggetti che vanno a ricoprire le carte siano del tutto indipendenti. E mi riferisco appunto in primis al sindaco, ma anche agli assessori e ai consigli di Roma. E quindi avevamo individuato una causa principe di incompatibilità che era quella di escludere il coniuge, chiaramente, tutti i consiglieri, assessori e sindaci, nonché i parenti affini del quadro. Poi l'ultima incompatibilità che ci poteva essere quella senz'altro che non poteva essere nominato di già di altre nomine pubbliche per il cumulo delle cariche e soprattutto per dare un segnale di turnover generazionale, per far largo ai cosiddetti giovani, come va di modo oggi dire, avevamo individuato anche una esclusione di chi aveva già ricoperto per due mandati consecutivi nell'ente appunto non poteva essere appunto essere rilevato. Poi sono individuati appunto i doveri inerenti al mandato e la revoca che poi deve essere quanto più pubblicizzata possibile. Quindi ciò detto, in commissione sono state apportate degli emendamenti che l'amministrazione poi ci dirà. Noi chiaramente chiediamo di votare il nostro documento per questi motivi, soprattutto per queste due importanti clausole, ossia uno per quanto riguarda l'incompatibilità ai parenti e affini del quarto grado, nonché per chi ha già ricoperto due mandati, e questo dopo il visto per far spazio ai giovani. Grazie. Presentato una propria proposta facendosi in qualche modo carico anche l'esigenza di emanare una proposta di regolamento che devo dire già rappresenta per il nostro comune in materia di nomine e discriminazione delle società partecipate un enorme passo in avanti, perché dal punto di vista della trasparenza e anche delle case di compatibilità che tali argomento necessariamente devono avere sostanzialmente, questo l'approvazione di questo regolamento rappresenta un grande passo in avanti, e in questo come gruppo di maggioranza abbiamo inteso recepire gran parte di quelle che sono state le proposte del gruppo di minoranza. In particolar modo intendo sottolineare in materia di presentazione delle candidature la adeguata informativa e pubblicizzazione da parte del comune che la presentazione delle candidature dovrà necessariamente avere, nonché l'obbligo appunto di presentazione di un curriculum autocertificato dei candidati che dovrà necessariamente attestare i requisiti appunto di competenze e di professionalità che tali componenti dovranno avere, cose che in qualche modo non soltanto rispondono a quanto previsto dall'articolo 42 del CUE in materia di indirizzo da parte del Consiglio Comunale per quanto riguarda appunto le designazioni e le società partecipate, ma anche un'effettiva trasparenza che sottolineano è assolutamente necessario garantire. Come gruppo di maggioranza intendiamo, nonostante l'argomento sia stato già oggetto di discussione nella Commissione Studio dei Regolamenti, intendiamo riconoscere l'opportunità di inserire all'interno della nostra proposta anche ulteriori, benché
riguarda gravi parentela con sindaco, assessori e consigliere comunale e un cumulo di mandati, nonostante confermiamo la nostra posizione al riguardo, intendiamo ulteriormente modificare ed inserire all'interno del nostro regolamento ulteriori altre modifiche che il gruppo di minoranza è inteso sottoporci, quale ad esempio per quanto riguarda il provvedimento di revoca da parte del sindaco in presenza di alcune delle cause di incompatibilità di discussione del regolamento, ad esempio la previsione del come provvedimento da parte del sindaco del decreto motivato, nonché ad esempio l'eliminazione tra le cause di incompatibilità di esclusione della dichiarazione di fallimento da parte di uno dei componenti del consiglio di amministrazione. Per quanto riguarda il grado di parentela, però credo che sia necessario sottolineare il fatto che il decreto legislativo oggi vigente prevede per i comuni al di sotto, con popolazione al di sotto dei 15.000 abitanti, non prevede tra le case di esclusione quella in qualche modo individuata da Salvatore per motivi facilmente capibili, che sono quelli necessariamente determinati dal fatto che siamo un comune di queste dimensioni, e se la norma in qualche modo non ha inteso la necessità tra queste case di incompatibilità di inserire anche questo, credo che le motivazioni del perché la norma non l'abbia inserito debbano essere anche le nostre motivazioni, nonostante però la norma non prevede alcuna clausola di incompatibilità neppure per gli assessori e per i consiglieri, che possono bene essere nominati all'interno del consiglio di amministrazione di questa società. Nonostante questo, credo che con questo regolamento noi comunque andiamo a fare un enorme passo in avanti nel segno della trasparenza e nel segno dell'autonomia e dell'indipendenza di tali nomine, prevedendo all'interno della nostra proposta, tra le cause di incompatibilità, il fatto appunto che causa di incompatibilità di esclusione sia quella del coniuge, dei parenti e degli affinti, il terzo grado del singolo degli assessori e dei consigli comunali. La norma non lo prevede, l'ordinamento non lo ritiene necessario, nonostante questo noi riteniamo assolutamente opportuno e giusto inserirlo all'interno della nostra proposta. Così come non riteniamo assolutamente necessario, proprio per la necessità di garantire il turnover generazionale, ma anche un sufficiente grado di esperienza all'interno di questi consigli di amministrazione, noi riteniamo necessario, opportuno e utile inserire come causa di incompatibilità i due mandati, due o più mandati nella stessa. Tra le modifiche di cui in ogni caso intendiamo e proponiamo di inserire all'interno del nostro regolamento, c'è, essendo estremamente dettagliate, nell'articolo 2,1 l'inserimento degli obiettivi che il Comune si propone di raggiungere attraverso la partecipazione all'interno della società, che era già prevista nella proposta fatta al gruppo di minoranza. Nella proposta del gruppo di minoranza si proponeva di non inserire la dichiarazione di fallimento dei componenti del Consiglio di amministrazione, che come il verbale della Commissione Istituto del Regolamento riporta, si ritiene già cassato nella precedente, già stato cassato dalla precedente Commissione Istituto del Regolamento. Riteniamo assolutamente opportuno e utile, laddove lo riteniamo necessario tutti, l'obbligo di segnalazione al Consiglio Comunale da parte degli stessi componenti, non soltanto di riferire immediatamente al sindaco, di verificarsi di procedure o situazioni in contrasto non compatibili con gli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale, ma per estendere il ruolo di controllo del Consiglio Comunale, riteniamo utile inserire anche l'obbligo da parte degli stessi nominati di segnalare al Consiglio Comunale la presenza di gravi carenze nell'attività o nella gestione aziendale, in particolare significativi potenziali danni finanziari per la società e quindi per il Comune, nonché l'obbligo di relazionare al Consiglio Comunale su procedure ritenute non regolari e su pareri contrari espressi in merito alle iniziative degli organi societari. Queste sono le parti della tua proposta che intendiamo mantenere all'interno anche della nostra, e che sono state oggetto. E la nostra proposta con il
recepimento di alcune delle modifiche richieste alla Corte. E la nostra proposta è emendata con alcuni dei professori. Il testo base resta. Il testo base rimane con la maggioranza. Articolo 1, ambito di applicazione, prova a leggere l'articolo per articolo, sì,
ovviamente è chiaro che le istituzioni civili artigiane devono possedere una competenza tecnica, giuridica e amministrativa adeguata alle specifiche caratteristiche della carica, deve essere corretta l'attività svolta dentro la società partecipata, nonché agli obiettivi che il Comune si propone di raggiungere attraverso partecipazione. Noi siamo, siamo d'accordo, ad eccezione alla parte competenze tecnico-operative e o giuridica amministrativa, per cui sono obiettivi che sono anche alternativi. Competenza tecnica? Tecnico-operative, dal nostro punto di vista è o giuridico amministrativa, la carica deve essere coperta all'attività svolta dall'ente e società partecipata, nonché agli obiettivi che il Comune si propone di raggiungere attraverso la partecipazione. E o, cioè sì, quello sarebbe, cioè, giuridica non tecnica, sì, dopo questo si fa bene, quindi ti leggo un attimo a... Adesso, con l'aggiunta. Allora, i rappresentanti del Comune degli enti, delle istituzioni e delle società partecipate devono possedere adeguate competenze tecnico-operative e o giuridico-amministrative alla carica che deve essere ricoperta all'attività svolta dall'ente società partecipata, nonché agli obiettivi che il Comune si propone di raggiungere attraverso la partecipazione. Quindi procediamo alla votazione del punto 2. Questo
chi si trova in conflitto di, in stato di conflitto di interesse rispetto all'ente, azienda, istituzione o istituzione per quale rappresenta il comune. Noi siamo favorevoli. Ah, ma se provo leggermente. Se no, dobbiamo la televisione. Possiamo procedere. Votazione favorevole? Base dei presenti indirizzi delle candidature presenti.
economiche delle segnalazioni dovranno essere eseguite mediante affissione del 30 giorni all'arco pretorio e mediante comunicazione agli organi di informazione. Per noi è sufficiente l'affissione del 30 giorni all'arco pretorio, la comunicazione alla della lavorazione con i favori. Deve essere avvisato dal giusto? Non mi dà, così. Ma chiedo scusa,
essere gli enti società partecipate, le disposizioni di obbligo e le cause di incompatibilità stabilite dal presente provvedimento e la normativa vigente, l'accertamento è puntuale rispetto alle norme regolamentari legislative. Gli amministratori attuali dovranno presentare entro 7 giorni relativa apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti alla mancanza di incompatibilità. Il presente indirizzo al numero di approva tutte le norme comunali precedentemente approvate. Possiamo procedere? Voti favorevoli? Votiamo per la votazione complessiva del regolamento, voti favorevoli, unanimità, votiamo anche per le immediate esecuzioni. Prima del comandante attualmente vigente,
viene mantenuta la possibilità di un'autorizzazione per quanto riguarda un carrello che deve, può essere di cortesia da poter affidare ad una ditta specializzata nella manutenzione di questi carrelli, così da poter sostituire il carrello in riparazione e quindi in questo modo riuscire quindi ad assecondare anche questa esigenza degli imprenditori che altrimenti sarebbero privi di carrello nel tempo necessario alla messa a norma e in sicurezza del proprio carrello. E andiamo ad inasprire i casi di revoca di autorizzazione. È chiaro che la manomissione del dispositivo di monitoraggio dei carrelli per il controllo della circolazione sarà oggi motivo di revoca di autorizzazione, nonché perseguito ai sensi del codice penale. E ancora, grazie al dispositivo di monitoraggio della circolazione, siamo capaci di poter individuare dei tempi di percorrenza, quindi sarà pure del comando vigile individuare tra i vari dispositivi di controllo e di rilevamento quelli che sono i tempi medi, in modo tale che possiamo verificare che al momento in cui un carrello passa da un punto all'altro, l'oggetto poi dall'altro in maniera troppo rapida e quindi non compatibile con i tempi di percorrenza, vuol dire che ha commesso l'eccesso di velocità e verrà sanzionato ai sensi del regolamento del codice della strada. Andiamo ad inasprire la revoca delle autorizzazioni, quindi diciamo anche e oltre questo anche le sanzioni di carattere accessorio. Infatti abbiamo inserito una possibilità quindi di sospensione della licenza già alla seconda violazione nello stesso mese, alla quarta violazione nel trimestre avrà una sospensione di 6 giorni, alla sesta violazione in un trimestre la licenza sarà sospesa per 30 giorni. Dal momento che è necessario per applicare le sanzioni accessorie non rischiare poi eventuali risarcimenti del danno, far completare l'iter amministrativo prima di irrogare la sanzione, abbiamo individuato dei periodi in cui la sospensione dovrà essere applicata a seconda del colore dei carrelli, quindi per i carrelli blu e marrone da ottobre a giugno, per quelli bianchi e verdi da giugno a settembre, per tutti gli altri invece senza limiti di tempo, quindi questo per far sì che l'applicazione della sanzione accessoria avvenga in un periodo in cui è particolarmente utilizzato il carrello elettrico, quindi per avere un effetto deterrente quanto più forte possibile. Ovviamente quindi viene ad esserci un regolamento che, come dicevo in premessa, ha l'obiettivo principale di andare a dare un freno, un controllo ad un fenomeno che impegnerà il comando vigili a seri e continui controlli rispetto dei requisiti, perché se da una parte si deve garantire la normale attività imprenditoriale di commercianti, negozi, imprese edili eccetera, dall'altra si deve tenere presente che l'obiettivo fondamentale da assicurare è quello della sicurezza dei pedoni, siano essi residenti o turisti. Quindi diciamo l'inasprimento delle sanzioni va nell'ottica di creare un deterrente maggiore, così come il calcolo dei tempi medi di percorrenza ha l'obiettivo di impedire eccessi di velocità sulle nostre stradine e quindi il turbamento della incolumità pubblica e privata. Parola al consigliere Giugiano. Sì, grazie. Come diceva l'assessore Alberto, questo è un argomento che è stato discusso e sciorinato nella Commissione Statuto Regolare. Questo è un argomento molto spinoso che riguarda la problematica che sta a cuore a tutti quanti, e tipo appunto si diceva i trasporti sia su gomma che trasporti marittimi, sono uno dei problemi annosi che in qualche modo bisognerà sicuramente porre rimedio, bisognerà comunque sedersi con un tavolo e vedere come risolvere.
noi gruppo Latica dobbiamo dire questo, che apprezziamo il tentativo fatto dalla nuova amministrazione per migliorare il regolamento, ma riteniamo che questa soluzione, questa nuova regolamentazione, non sia né la soluzione per risolvere questo problema, né sia esaustivo dei suoi particolari aspetti. Per quanto riguarda il trasferimento, dobbiamo dire che noi siamo convinti che sempre nell'ambito della collaborazione, come tutte le varie con la cittadinanza, appunto, oggi si parla tanto di partecipazione attiva, di cittadinanza attiva, eccetera, secondo me nell'ambito di questa collaborazione si potrebbe sicuramente ottenere un risultato diverso da quello dell'inasprimento delle norme, anche perché riteniamo che l'amministrazione precedente abbia fatto già cambi, soprattutto con la regolamentazione che fu, diciamo, modificata prima appunto del 2014, si erano già posti in essere delle norme, delle sanzioni che erano abbastanza, diciamo, stringenti, e quindi riteniamo appunto che il problema non sia tanto quello di inasprire la sanzione o mettere la sanzione, ma quello che assolutamente quello di farla applicare, di cercare di non farla rimanere lettera. Poi si diceva prima, non sia la soluzione, perché questa proposta di regolamentazione manca una serie di diciamo di indirizzi che bisognerebbe dare a concordare con le categorie interessate, bisognerebbe dare soprattutto per evitare quel comportamento che in effetti quella era la cosa che più dà fastidio alla cittadinanza, il comportamento di taluni conducenti del carrello, vuoi per la velocità ma anche per il modo in cui portano il mezzo e per come invitano appunto molto spesso i cittadini che magari non lo vedono a spostarsi, molto spesso non è che lo fanno in modo gravato, e addirittura si sente per via Vittorio Emanuele, molto spesso si sente suonare dei clacks, quindi qualcosa di così, eccetera. E quindi bisognerebbe magari questa regolamentazione ragionarci un po' sopra, e quindi abbracciare un campo, diciamo, un poco più largo. Per quanto riguarda questi dispositivi tecnologici che vengono messi, secondo me non sono sufficienti, anche perché parte sicuramente si instaureranno dei contenziosi abnormi, si vede già questo accade sull'autostrada, magari non è più pacifico, il famoso tutto, immaginiamoci nelle nostre strade cosa può succedere, e sicuramente questo non è sicuramente sufficiente. Anche perché immagino, facciamo un esempio, dalla Croce arriviamo alla cosiddetta chiesa protestante, no? Raccogliamo i minuti, allora che cosa succederà? Che magari nella discesa della Croce, vicino al Tiberio Palace, questo correrà con un pazzo pericolosissimo, la discesa, eccetera. O magari, o perché si debba fermare, perché c'è un altro fratello, o perché c'è una persona davanti, perché deve fare una curva, perché si è fermata per una cosa là, comunque non incorre in quel sistema di istituto, e quindi insomma non abbiamo sortito l'effetto. Cioè, che cosa è successo? Credo comunque ha fatto quella discesa in piena velocità, correndo eccetera, e nello stesso tempo non è stato possibile, diciamo, buttarlo eccetera. Poi manca ancora in questa regolamentazione un indirizzo generale che penso che un certo tipo di cittadinanza, cioè una certa categoria di carrellisti sentono, e cioè quello di cercare di differenziare un po' le zone che sicuramente non hanno la funzione di
queste problematiche. C'è il problema che c'ha via Camerello, via Vittorio Emanuele, non so, alla via Vittorio Emanuele, non so, per esempio, all'una, alle 13, alle 14, non è lo stesso problema che ha, per esempio, via Locato, via Cisina o via Madermania alla stessa ora. Quindi questo regolamento, secondo me, bisognerebbe dare anche un indirizzo generale sulle varie ordinanze da emanare, proprio nello spirito di collaborazione con le categorie che magari hanno delle esigenze diverse a seconda del territorio. Non ultimo, bisognerebbe potenziare il sistema dei dispositivi sui cartelli del voto, applicandoli a tutti. Io purtroppo mi devo rifare a quello che ho potuto leggere, già non ci avevo pensato onestamente, ma questi dispositivi che sono presenti soltanto sulla gran parte dei cartelli sono presenti, però sono forse su quelle là più importanti non sono presenti, per esempio quelli della rete dei servizi, della Gori, della Sipic. Se c'è il chip che ti rimane la velocità, e allora anche su questo. Dove sta? Non ho capito. Anche dove sta? Questo però, scusami, se c'è un chip che anche dove sta, questo per una problematica, per una esigenza interna alla società, come avviene per i servizi sociali è una cosa, ma il fatto di essere controllati per chi passa non con gli orari o per chi sta procedendo a parte velocità, questo non mi risulta decisivo. Quindi bisognerebbe, secondo me, ampliare questi canali di dipartimento della famiglia, anche perché in carità non voglio dire quale secondo me quanto hanno che magari su, ma non voglio accusare il CEP, però se vogliamo forte la mente raggiungono anche perché di notte i canali della carri servizi molto spesso quando succedono hanno combinato vari negozi fare dare le linee e cose eccetera. Quindi anche questo con questo aspetto qua. Però l'ultima cosa che mi permette di noi siamo quantomeno siamo perplessi, soprattutto sempre per il solito motivo di cui parlavamo pure per la domanda che facciamo all'amministrazione, se per caso, nella pratica non c'è, ma se per caso prima di emanare o di modificare la regolamentazione siano state quantomeno sentite le categorie più importanti, più rappresentatività, tipo per esempio l'ASCOM, per esempio, la Federalberdi e qualcun altro interessato, cioè che magari in qualche modo poteva portare anche dei suggerimenti, dei contributi, sempre nell'ottica della collaborazione, perché se facciamo parlare dall'alto il regolamento, poi dopo ci esponiamo a queste lotte, a queste cose, eccetera, eccetera. Quindi tutti soprattutto auspicavamo che questa cosa qua si facesse quantomeno, come fosse andato quantomeno concordato con le categorie interessate. Grazie. Questo penso vale anche come dichiarazione di voto, da un gruppo come mi ha accennato lì, quindi noi abbiamo avuto un contrario, proprio questo motivo che abbiamo detto, soprattutto invitiamo eventualmente l'amministrazione a tenere conto di quello che abbiamo detto in queste cose, che vanno tutte nello spirito di migliorare appunto la vivibilità d'Italia. Grazie. Procediamo quindi alla votazione. Voti favorevoli, voti contrari. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli, voti contrari. Passiamo alla trattazione del settimo punto all'ordine del giorno, concernente il regolamento per il trasporto scolastico. La parola al vice sindaco Bordaure. Allora, anche in questo caso si tratta di una proposta regolamentare esaminata dalla Commissione nella sua ultima seduta dello scorso 24 giugno. La proposta proviene direttamente dall'ufficio e prende le mosse da valutazioni diciamo di carattere generale. Poiché come sappiamo storicamente ormai il servizio di trasporto scolastico è posto in essere da una società con licenza per l'intenzione di noleggio con conducente e l'altra cosa diciamo trova un contrasto con la normativa
affacciandosi con la regione Campania, il primo, il funzionario del primo settore ha il tempo necessario, forse possa essere una regolamentazione del rilascio, della prevenzione dello svolgimento del servizio del trasporto scolastico, individuando diciamo, dei criteri nel regolamento di carattere generale, rimandando poi alla normativa vigente e alla carriera d'appalto per quanto attiene diciamo, la situazione diciamo poi più particolare. La necessità di avere una rimessa sul territorio del comune è uno dei paletti, tra virgolette, che viene messo, così come altre indicazioni invece riguardano le modalità di partecipazione al bando per il rilascio delle autorizzazioni e requisiti delle vetture utilizzate che dei conducenti e così via. Quindi diciamo trattandosi di un regolamento di carattere prettamente tecnico si chiede l'approvazione unanime del presidente deliberato e della regolamentazione. Grazie. Possiamo procedere quindi alla votazione. Voti favorevoli, unanimità. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità, unanimità. Siamo alla trattazione dell'ottavo all'ordine del giorno, concernente il regolamento per la concessione dei contributi della pratica sportiva. La parola al sindaco. È un argomento pure trattato dalla commissione. Sulle modifiche introdotte dalla commissione, il funzionario responsabile ha diciamo, rappresentato alcune perplessità, alcune ulteriori modifiche, nel senso che ha reso il parere favorevole per alcune modifiche apportate dalla commissione, mentre ha ritenuto non poter prendere in considerazione alcune proposte perché riguardavano principalmente una parte tecnica che è rappresentata dalla documentazione da allegare alle istanze per l'ottenimento dei contributi e ritiene che sia indispensabile che questa documentazione o almeno parte di essa non sia esibita attraverso appalto certificazione ma con della documentazione specifica e in particolar modo quelle che sono le spese e i costi sostenuti dalle varie società, perché si presupporrebbe poi un'attività di controllo non possibile per quanto riguarda tutto quello che le società potrebbero richiedere. E poi poneva un aspetto per quanto riguarda, che diciamo più di carattere discrezionale, un aspetto per quanto riguardava la soglia di età, l'innalzamento della soglia di età dai 18 ai 21 anni che la Commissione aveva prospettato. Noi abbiamo approfondito anche in questi ultimi momenti queste due considerazioni dell'ufficio e in effetti sicuramente per quello che riguarda la parte tecnica ci rendiamo di condividere la perplessità dell'ufficio perché renderebbe molto difficile il lavoro di controllo e di verifica di quanto l'autocertifica dalle società. E per quanto riguarda poi l'innalzamento della soglia di età, è stata fatta una considerazione che effettivamente, ove mai si potesse alzare quella soglia di età da 18 a 21 anni, forse verrebbero leggermente punite, tra virgolette, le società che invece assorbono un ruolo di accoglienza di età di ragazzi, di giovani di età inferiore. Quindi noi proponiamo l'approvazione del regolamento con le modifiche apportate dalla Commissione e condivise dalla Commissione, a meno di quelle due eccezioni che ha sollevato l'ufficio e sulle quali praticamente ha imposto anche il parere. Dunque, allora io volevo innanzitutto precisare che questo statuto, questo regolamento è stato portato in commissione e è stato discusso.
queste due osservazioni. A noi in commissione arrivò già venerdì questa lettera del funzionario, e per quanto riguarda il primo aspetto tecnico, noi ritenevamo, tutta la commissione riteneva dal sindaco, che effettivamente ci eravamo male spiegati, ossia noi non è che con l'emendamento che apportavamo in commissione volevamo sostituire le volevamo sostituire i documenti alla, anzi il contrario, che cioè la sopra non ci sta, non ci starebbe bene, non è, anzi il contrario, noi vogliamo fare, vogliamo che i documenti che vengono presentati siano anche certificati dalle date rappresentate, cioè devono essere non dei documenti buttati là, dice poi sarà, devono essere dichiarati come conforme dal legale rappresentato. Questa è la nostra, questa è la, non il fatto della diversa e conflittuale. Anche penalizzare, questo è
se volete possiamo anche approvare oggi questa. Beh, però il contributo è contributo però no, sto dicendo però secondo me chiaro, già 40 euro significherebbe appunto già pagare 500 euro l'anno, cioè è abbastanza significativo. Però tieni conto se noi ci scendiamo a 3, cioè noi scendiamo, se invece rimaniamo al 3 come la prevista la vecchia delibera, la ragione amministrazione secondo me però tieni conto che se diamo il contributo non sai di tanto al mantenimento dell'attività eccetera, ma a tanti altri parametri di iscrizione anche alle federazioni, iscrizioni campionati eccetera, per l'apporto quello è di dare una mano a che poi rimane ecco perché poi nel riconoscimento del contributo bisogna appunto certificare che tu quel livello agonistico l'hai mantenuto e l'hai mantenuto, che spesso ti verifica cosa. Io mi iscrivo al campionato, faccio delle partite, invece ti dico che ho partito al campionato, mi prendo il contributo, ma in effetti non mi dico che è successo. E infatti, ecco perché diciamo la questione di dare certificazione, ma dopo un giorno, diciamo che noi, prima di decidere, saremo in effetti la regolamento sicuro e strutturato, però secondo me stanno queste due cose a livello loro politico, scelta politica, e dobbiamo fare queste scelte qua, secondo me. Noi dovremmo un attimo darci un pensiero, se volete magari diciamo pensarci quando vengo a portare questa cosa, noi siamo disponibili a portare le parole perché riteniamo che sia un buon regolamento dal punto di vista tecnico, oppure tutto questa discussione in commissione che abbiamo apportato anche delle diverse di tutte quelle modifiche che hanno visto come cose qua, quindi effettivamente insomma, ci teniamo anche responsabili diciamo, contribuiti in modo notevole insomma a questo regolamento. Però ci sono questi due punti che secondo me sono importanti. Questo fatto dei 21 anni, soprattutto poi questa scala che dovrebbe partire anziché da 40 a 30, poi scendere man mano. Anche perché in questa scala, come facevano dare in commissione il vice sindaco, giustamente prese atto di questo, c'è un errore che poi dice 3 punti a chi compresi tra 10 e 20 euro e poi dice 5 punti alle altre a chi fa gratuitamente. E chi fa 9 euro, quanti punti di vita? Non è loro questo aspetto. Chi fa 9 euro? Chi fa 9 euro? Quindi scendendo si dovrebbe fare fino a 30 euro, da 20 a 30, punto, da 10 a 22, fino a 10, 3, va bene, anche 9 punti, e poi 5 punti a quelli là che fanno più. Cioè, per 4 punti da un centesimo a 9,99 4 punti per poi di partecipazione da 0 centesimo a 9,99 da 0,001 è una cosa tecnica diciamo. Questo è il correggio esattamente non percepite non accettare la nostra cosa No, è vero.
2021. Questi erano i due punti essenziali. Queste commissioni, quindi gran parte diciamo del Consiglio Comunale, della presente commissione, pensi sia rappresentativa anche del Consiglio Comunale. Dopodiché arriva la lettera del funzionario e scegliamo. Thank you.
Ecco, l'articolo 6, tutto quanto Andre 18. Andre, viene confermato dal previsto dalla procedura. Quindi non è Andre 18, Andre 21. No, Andre 18, resta il testo del corrono, non è più possibile
questo anche se doloroso, perché sappiamo che dietro ogni lavoratore c'è una famiglia, eccetera, eccetera, forse era un segnale che andava dato, perché dei miglioramenti sul territorio si sono riscontrati dopo questo giro di vita. È doloroso, ma purtroppo è stato necessario. Queste sono le cose salienti da dire. Poi per quanto riguarda appunto l'aspetto tecnico, magari è stato illustrato e miscelato con il consigliere Ciuccio, penso che lui sia soddisfatto delle cose, spero anche. Soprattutto di una cosa sono soddisfatto con il gruppo, del caffè che ho offerto l'assessore.
se ciò si faceva, praticamente avevamo anche noi la dati servizi in perdita e non in ordine con questo sicuro, ma la società in perdita con questa cifra alla fine in perdita. Poi, grazie alla documentazione che mi ha fornito il presidente di Vento, della dati servizi, ho potuto mettere giù in effetti fretta e furia, ho fatto un piccolo prospetto che magari poi allego, quindi non c'è bisogno di verbalizzare, quindi allego questo prospetto oppure può diventare parte integrante del mio intervento, magari un anno in file. Quello che sto per dire, quindi può diventare parte integrante. Noi abbiamo notato che tra i costi del 2013 e i costi del 2012 c'è stato un notevole incremento. Allego questo prospetto, essere comunque frutto di studio, eccetera. Questi sono dati di fatto, li vengo dai due documenti che mi hanno presentato. Poi se ci vogliamo ricamare sopra, poi si può ricamare, non lo so, però questi sono i dati. A me risulta che tra i dati appunto forniti da Martino sono nel 2013 abbiamo speso 76.000 euro circa di ricambi, nel 2015 169.000 euro. Nel 2000 con 92.000 euro in più, nel 2013 i detergenti vengono spesi 29.000 euro e nel 2015 49.000 euro, quindi circa 20.000 euro in più. Poi l'energia elettrica sono succedute. Ma quanti ricambi che posso parzialmente dire magari? Sì, comprano con magari 260 ricambi. Energia elettrica 19.000 euro contro i 12.000 del 2013. Abbiamo ben 16.000 euro in più di spese legali rispetto al 2016 e appunto nel 2015 sono state spese fino al 2015, quindi non considerando ancora tutte queste sentenze, perché se non sono state messe come spese come stipendi, cioè come costi relativi alle retribuzioni e ai contributi, non sono state messe nemmeno queste spese legali da dire queste sentenze qua, quindi anche aumenteranno ancora di più. Quindi senza questa sentenza abbiamo 46.000 euro di spese legali. Sacchetti sono stati spesi 97.000 euro in più, trasporto marittimo 67.000 euro anziché 33.000 euro, trasporto marittimo ancora abbiamo un incremento forse per quanto si è dimostrato differenziato e indifferenziato. Non ho chiesto per una cosa dove quando mi avete mandato la domanda, io ho chiesto il bilancio della società in maniera sintetica. Il bilancio in maniera, io mi ricordo, io ho chiesto in maniera diciamo generica, c'erano questi confronti. Da quando riguardo questa parte qua, l'ho richiesto e me l'avete rimandato. Poi da lì non l'avevo fatto bene, perché non l'hai chiesto. E io non è che sto facendo la domanda. Io ho detto, questi sono dati di fatto che poi ci possiamo tornare sopra, ragioniamo, eccetera, eccetera. Affitto e locazione, questi sono dati della struttura, perché già c'è presente nel bilancio, sono stati spesi 72.000 euro in più, ma 72.000 euro anziché 37, però questo è spiegabile perché c'è una questione di competenze, affitti arretrati, eccetera, che non erano stati rivisti. E poi il dato del personale, su questo vedete si è confutabile, sono stati spesi 40.000 euro in più per quanto riguarda le retribuzioni. Il verde pubblico ha avuto un incremento di 13.000 euro. Questo per quanto riguarda la differenza tra il 2013 e il 2015 dei costi. Per quanto riguarda poi un'altra importante differenza che diciamo accertarci questo consiglio comunale. Il consiglio comunale, come sapete, approva il patto e quindi la società dovrebbe rispettare il patto, che è quello che dice il consiglio comunale deve fare la società nel corso dell'anno. E allora anche qua notiamo che nel patto abbiamo approvato la spesa del personale per 2.334, mentre invece al bilancio risultano 2.404. Stati spesi ben 60.000 euro in più rispetto al patto. Quindi chi ha autorizzato la società?
se non è stato il Consiglio Comunale. Spese legali erano previste 20.000 e sono state previste 46.000, le emergenze erano previste 5.000 e sono state spese 49.000 e le retribuzioni in generale sono state spese 1.650.000 a fronte di 1.618.000 autorizzati, quindi sono state spese 40.000 euro in più di quelli da autorizzare il Consiglio Comunale. Per quanto riguarda poi i costi, per quanto riguarda la parte dei dati, quello che è salta subito agli occhi è il decremento che ha avuto rispetto al patto, cioè noi avevamo autorizzato di spendere per l'ufficio del pubblico 181.000 euro e sono stati spesi invece solo 164.000 euro. Questo praticamente fa sì che l'ufficio del pubblico soffrisse di quella che è l'aspetto amministrativo che non è tutto, secondo me, funzionale, come doveva funzionare, proprio nel campo dei tributi. Io l'ho già ripetuto diverse volte, nel campo dei tributi purtroppo non ci dobbiamo preoccupare di fare economie di spesa, anzi dovremmo incrementare le spese, perché incrementando le spese aumentiamo la produttività e aumentando la produttività chiaramente aumentiamo anche le entrate. Grazie. Votiamo per la... Forse non lo voglio dire.